i numeri presentati da Calusero ormai, ecco, io lavoro a Chiasso e sono municipale a Balerna, quindi i problemi dopo un po' si sentono. Una volta c'era questo problema dei Reucci, effettivamente c'erano questi quattro settori, però ogni settore, mi corregga Calusero, a Lugano c'erano quattro pattuglie di notte garantite, a Chiasso ce n'erano tre, due di Chiasso e una di Mendrisio di notte. E questo solo la cantonale? Solo la cantonale, più le polizie comunali e più la stradale, che era molto più presente, anche la stradale c'era il posto Noranco con le sue pattuglie. Ecco, adesso nel Mendrisiotto la pattuglia che scende è una. No, non è una vero, e mezza, non ecco, adesso vero, non stiamo ma lì. Ma non diciamo su. Ecco, non diciamo, dai. Però poi, io sono a Chiasso quando li chiamiamo. Ti correggo subito, perché tanti anni fa, o almeno fino a 10 anni fa, le pattuglie che uscivano della gendarmeria erano poi costrette a fare tutta una serie di interrogatori per le querele. Adesso c'è la territoriale che fa questo, ma la mobile si concentra 8 ore sul territorio. Secondo me questo è importante. Ecco. Lo riconosci questo? Io spero solo che riconosci che non ci sono più le 7 pattuglie che erano garantite una volta. Nel Sottoceneri non ci sono più. Ma chiaro. Questo è chiaro, questo è evidente. Stamattina a Noranco sono partite 7 pattuglie. No, io dico la notte, Calusero, adesso non giriamo intorno alle cifre. Una volta ce n'erano 4 a Lugano tutte le notti, ce n'era una di Mendrisio, ce n'erano 2 di Chiasso. Ma ci sono notti che partono in 7 pattuglie anche. Allora se contestiamo tutti i dati. I gruppi sono di 14-15, quindi. Sì, ci sono anche le vacanze, i congedi, i corsi, quelle cose lì, lo sappiamo benissimo. Ma certo.